ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Abbiamo già completato il primo episodio alla ricerca di mattoncino sul Millennium Falcon, ma ce ne sono ancora tanti. Infatti ho già sbloccato questo primo personaggio, Kirtan Strider. Naturalmente ci sono una marea di DLC, ragazzi, li ho visti, ce li dobbiamo fare praticamente tutti. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, ma prima di fare ciò dobbiamo fare i saluti. E salutiamo Virox18 Lista e Darkside. Bro, spero che questa nuova avventura vi piaccia. Naturalmente però prima di fare ciò non ci dimentichiamo che in teoria dovremmo anche praticamente sbloccare qualche mattoncino. Questo costa comunque 200. Vabbè, dai, andiamo avanti nella speranza di raggiungere il milione, così possiamo sbloccare il moltiplicatore. Ok, ci prendiamo l'altro personaggio, magari andiamo nella galassia, perché con lui non ci riuscivamo ad andare. Andiamo e ci facciamo boh alla riscossa. Vai. Ok, quindi nuovo episodio, abbiamo boh alla riscossa. Quindi in questo momento questo capitolo lo svolgeremo verso Po, il coraggioso movimento della resistenza in difficoltà nella sua valorosa lotta contro il temuto primo ordine, senza sapere che il primo ordine ha costruito una letale superarma. Porca valetta, la resistenza corre in aiuto di uno dei suoi più importanti leader, prigioniero a bordo di uno Star Destroyer nemico. Ok, allora ragazzi, secondo me questo può essere un fantastico, non so sinceramente se sarà un livello o proprio un capitolo. Secondo me più un capitolo, non ve lo voglio svelare, so qualcosa ma non vi voglio svelare niente, così naturalmente siete un po' alle strette e trepulate, perché vi dico la verità, questo gioco sta diventando veramente fantastico. Comunque, la sigla sta quasi per terminare, i titoli di coda stanno quasi, di solito vanno verso il basso, invece in Star Wars vanno verso l'alto, quindi, shh, silenzio e godiamoci questo fantastico episodio, dai! La musica già mi piace. Siamo sicuri che questo piano funzionerà? È uno stratagemma collaudato, 3PO, fidati. Ma che stai sognando? Ah, di mangiare, secondo me. Per l'ultima volta, non ho nulla da dirvi. Ammiraglio Ackbar, sono Poe Dameron. Sono qui per salvarla. È una trappola. No, sono proprio io. Allora, che aspettate? Dobbiamo andarcene subito. 3PO, ora! Senza urlare. BB-8, ora! Oh! Fa parte del piano e ora posso fare questo. Aia! Che bell'arma che c'ha questo! Eh? E lo scarico dei rifiuti, ammiraglio. Meglio che non sia una trappola. Oh, che meraviglia! Informarla che i miei circuiti non reggono a livelli di umidità superiori al 50%. Che palle! Padron Po, io rilevo dei livelli di umidità. Liquida. C'è un elevato rischio di averia. Avaria! Qua sotto c'è. Le pareti sono una minaccia ben maggiore. Niente paura, lavoro meglio sotto pressione. Ma non di 2 tonnellate per centimetro quadrato, ovvio. Oh cavolo, che c'è là in fondo? Non ho capito perché ha zoomato, Santo cielo, è ancora peggio di come lo descriveva padron Luke. Quello sulla parete dietro è lo blocco di manutenzione. Dobbiamo semplicemente raggiungerlo e poi aprirlo. Sì, sarà senz'altro così. Ok. Lo so, allora, non so perché. Vediamo un pochettino. Abbiamo che C3PO a volte... no, vabbè, dai. È ottimista, a volte è un disastro. Oh, cavolo, che c'ha? Stai nuotando nella cloaca. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questo animaletto... Eccolo qua, ragazzi. Questo non mi piace, questo animaletto. Mica lo possiamo colpire? No, ok. Allora, vediamo se qua c'è qualcosa.
come pensi che dovremmo liberarci del Dianoga? Allora, iniziamo. Vediamo se qua possiamo fare qualcosa. Che è sto coso? Roba da mangiare? Yes! Che schifo, una torta con un pesce. Piuttosto che la sbobba di qui, mangerei anche un pasticcio di pesce fatto di rifiuti. Ok, quindi là ho capito che in pratica gli abbiamo realizzato qualcosa, solo che è scomparso. Ok, quindi... ah, qua non c'è quindi la costruzione multipla. Allora, se gli abbiamo dato da mangiare da quella... ah, è scomparso proprio letteralmente. Ah, fantastico. Vabbè, dai, pensavo che fosse molto più difficile. Io direi che forse meglio non cantare troppo vittoria subito, Allora, qua mi serve un aiuto, penso, Mi serve aiuto. Infatti, forza. Magari non vi incrociate che... ma che fa? Ma dai. Questi incrociano le dita. Ma ho nuotato in acque peggiori. Ma va? Ah, quindi mi sa che devi andare tu, Allora, vediamo un po'. Oh, cavolo. Oh, fantastico. Ma cosa sto prendendo là sotto? Grandioso, ok. Che cosa ci... questo è un... penso che sia tipo... bibiotto. Aspetta, non lo facciamo. Ma dove sta la bibiotto? È scomparso. Ah, ecco. Ah, stai nella... ma questo si arrugginisce, no? Ok, vai sopra. Ok, dove dobbiamo andare? Ah, devo ruotare, ok. Pensavo fosse più difficile, vai. Ce la fai? Fantastico, bravo bibiotto. Certamente, scusami. Oh, mamma mia, mamma... oh, qua porta una sfortuna tremenda, vai. Allora, iniziamo. Dopo gli seghiamo le gambe. Vai. Oh, meglio lo lasciamo lì giù, così si arrugginisce e muore. Attenzione. Meglio, è d'oro, magari ce lo vendiamo. Hai visto, fermo, bibiotto? Fermo, bibiotto! Siamo sbagliati. Oh. Mette male, molto male. Porca valetta, ragazzi. Potrebbe essere più complicato di quanto pensassimo. Per fortuna sono programmato per non dire ve l'avevo detto. Oh, ma chi prendo in giro? Quel circuito è bruciato da anni per il sovraccarico. Ah, ti ammazzo, ti ammazzo. Se non stai zitto. Oh, questi animaletti, io li odio. Vai, vai, mossa speciale, mossa speciale. Che è questo? Oh, vado, vado, aspetta, aspetta. Pensate agli animaletti, voi. Sì, infatti è quello che sto facendo. Ok. Allora, iniziamo. Ok, iniziamo da questo, vai. Vediamo se... ammazza, che cavolo è sto coso? Vai, bibiotto, mi sa che serve il tuo aiuto. Non so neanche cosa possiamo realizzare qua. Attenzione, aspetta, aspetta, di qua, aspetta, di qua, vai di qua. Vai, vai, ok, ci sono, vai. Che fai? Oh, dito nell'occhio! Oh, cavolo! Il vantaggio di essere un mon calamaro. Ok, bravo, hai visto che l'abbiamo fregato alla grande. Vabbè, non credo che anche qua ci sia la costruzione multipla, visto che è scomparso. Ok, siamo sempre nella cloaca, praticamente. Senti, mi sa che ci serve sempre... sì, dove stai? Vai tu, vai. Oh, c'è... ah, c'è un'arma fantastica, Ammiraglio Akbar. Farmi un'altra nuotata. Yes, Akbar. Ah, sei uscito di qua, così all'improvviso, Attenzione. Guarda BB8 come... emergenza. Infatti, forse come... siamo i primi a rimanere intrappolati nel compattatore di rifiuti. Iniziamo, iniziamo. Siamo spacciati. Ancora. Le pareti si stanno allontanando. Porca miseria, C3PO è... è un... troverò il modo di farti passare. Ah, ecco. Allora, vediamo un po'. Che faccio, scendo? Perfetto, di qua puoi scendere. Allora, vediamo un pochettino se qua possiamo... che è sto coso qua? Sembra un motorino che funziona male. Aspetta, allora iniziamo. Vediamo cosa dobbiamo costruire. Aspetta che non riesco a... ok, vai. Mi sa che qua penso... ma qua si può costruire ancora, penso. Che è tutto sto materiale che cade giù? No, no. Ma sono morto? Sì, sono morto. Ok, sì, infatti avevo intuito bene che ci serviva BB8. Vai, BB8. Cerca di non schiacciarci, BB8. Iniziamo, ragazzi. Così, non troppo veloce. Guarda che fino a... adesso... ancora. Ottimo lavoro. Ora
dobbiamo solo capire come portare il C3PO fin lassù. Ah, ecco. Perché è lui quello che è capace di fare le cose? Aspetta, vediamo. Allora, qua ci stanno due. Ammazza, ce ne stanno tre. Allora, io becco quello di mezzo, Vediamo un po'. Questo sta girando. Che cavolo, eh? Ah, ok, ho capito. Perfetto, allora mi sa che non va bene questo. Dove sta? Allora, innanzitutto facciamo così. Vediamo se da qua lo possiamo portare. Dovrebbe essere C3PO con facilità. Ma prima dobbiamo trovare qualcos'altro con cui farlo arrivare là sopra. Lo so, aspetta, perché da qua. Ah, ecco, aspetta, aspetta. Ecco qua, vedi. Forse questo ci può dare una mano? Mi sa di sì. Vai. Ah no, ci serve lui. C'ha tipo come Ray praticamente, vai. Infila la mazza dentro. Guarda qua che ti sto realizzando. Guarda, un ponte proprio. Guarda che ponte. Ok, questa volta lasceremo che provi tu ad aprire la porta con il pannello di accesso protocollare. Trepio. Ma dove stai? Bravo, un po' di responsabilità, visto che non fai niente. Sei un oiettatore tremendo. Aia. Allora inizio. Però i calci li molli, È aggressivo, Sembra piccolino, ma è. Ok, riesci. Ah, non riesci manco a saltare di qua. Ok, già ho capito. Aspetta, stanno menando, Ah, che cavolo. Allora, mi date un attimo qualcun altro, Aspetta un attimo perché. Dovete. No, non ti allontanare. Dove ti stai mettendo? Dall'altra parte. Allora, facciamo così, vai. Perché lo vedo che si sta posizionando di là, No. Questo non ci ascolta, però. Vai, salta su. Ok. Perfetto. Ma che cavolo. Ma no, scusami, non ho capito sta cosa, Ah, deve salire di qua. Ok. Vai, forza. Guarda che puoi intelligente, Vai. Saliamo tutti quanti insieme. Vai. Spostati di qua, bravo. Mi sa che devi rompere questo. Devi rompere questo, vai. E adesso glielo costruiamo centrale, vai. Così dovrebbe andare, No, dammi lui. Allora, vediamo se. Così, perfetto. Ok, dovrebbe sbloccare questo? No, mi sa che dobbiamo andare più in alto, penso. Aspetta, Dove sta? Perfetto, anche di qua. E adesso ci costruiamo questo. No, stai costruendo di là? Sì, stai costruendo di là, vai. No, di qua. Ma che? Ancora, ancora. È quello che devi costruire. Bravo, 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 così. Vai un po'. Perfetto, quindi andiamo su. Rompi di nuovo così. Magari risale. Non ti muovere, che ti ammazzo. Vai che ce la dovresti fare. Che il droide dall'altra parte sia amichevole. Io non credo, secondo me. Allora, che cosa dobbiamo fare che. Ah, fai tutto da solo? Aspetta, aspetta. Non ho visto. Scusami. Allora, così, così e così. Quindi è. Dai, così. Ho sbagliato, ho sbagliato. Allora è. Dai, questo. È questo. Ci siamo? Bravissimo, hai visto qualcosa serve ogni tanto. Entra, entra. Beh, andrà bene per te con quella base rotante motorizzata. La nave da trasporto è più avanti. Andiamo? Volare disinvolti è fuori discussione, vero? Guadagniamoci una via d'uscita combattendo. Oh cavolo ragazzi, non so se riusciremo a risolvere questa situation perché questi non li vedo molto bravi a combattere. Comunque spero che possa avere questo video vicino. Mi raccomando, mettete sempre un bel pollice in su. Noi ci vediamo sul prossimo video e bye bye.